Siamo con l'assessore Francesco Picarella al via questa nuova iniziativa tendente a valorizzare il centro storico dal nome Destinazione Girgenti. Ecco, come si articolerà la stessa? Ma intanto la pandemia non ferma sicuramente la voglia di viaggiare dei nostri potenziali turisti, quindi in un momento così delicato, in un momento così importante è il momento di programmare la destinazione Agrigento e quindi proporci nel momento stesso in cui riprenderà il flusso turistico, proporci ai mercati nel miglior modo possibile. Destinazione Agrigento di fatto è un contenitore che sarà condiviso anche con altri soggetti e con i soggetti economici del territorio, con i soggetti culturali del territorio per poter dare la possibilità di creare dei percorsi turistici all'interno del centro storico di Agrigento, valorizzandone le grandi caratteristiche culturali e monumentali che appunto il nostro centro storico ha, anche con la creazione di momenti culturali e di svago nelle piazze e nei cortili di Agrigento. Ci sarà un'interlocuzione anche telematica con delle stanze virtuali dove vi diciamo. Sarà l'obiettivo quello di far conoscere le nostre bellezze e di parlare anche con gli operatori del settore? Assolutamente sì, è il momento di mettere in pratica quella famosa parola che noi sempre diciamo ma che mai si è svolta, cioè la rete. Questo progetto è una base che è aperta, è un progetto aperto dove tutti i soggetti interessati, tutti gli attori economici, culturali della città di Agrigento possono dire la propria e quindi modulare anche questo progetto secondo le dinamiche appunto della destinazione stessa, dove ci sono dei soggetti, dei portatori di interesse che naturalmente svolgono un ruolo importante non soltanto sociale ma anche economico e che quindi da loro devono anche partire quei suggerimenti per migliorare la progettazione. Quindi fattivamente chi vuole partecipare all'iniziativa cosa deve fare, assessore? Dovrà semplicemente mandare una mail all'indirizzo turismo@comune.agrigento.it e chiedere di partecipare agli incontri. Gli verrà inviato un link per potersi collegare e poi nel momento stesso in cui ci saranno questi incontri saranno invitati appunto per prendere parola.